dello sport, del coinvolgimento, evidentemente tutti quanti si sono sentiti uniti con una piccola squadra che lotta e ha visto 11 giocatori, anche se non i più forti, ma a lottare contro i più forti. Un grande allenatore con dei grandi valori per arrivare a una squadra vincente, impossibile da pronosticare il Leicester. Noi vogliamo parlare del valore del coach, dell'allenatore, e probabilmente non potevamo avere di meglio. Abbiamo un ospite a livello internazionale, lo ringraziamo tantissimo. Devo pronunciare bene, Patrick Moratoglu. Moratoglu. Accento parfetto. Allora, è un grande allenatore di tennis, è l'allenatore solamente della numero uno Serena Williams, ma di tanti altri lo impareremo a conoscere perché ha anche scritto un bel libro. Insieme a lui c'è Cristina Cimino, che è la sua collaboratrice, ci aiuterà è, certo. in, questa, in questa conoscenza. Intanto benvenuto, bonsoir, benvenuto. Sì. Allora, che cosa può aggiungere un allenatore come ha fatto lei al talento di Serena Williams? Est-ce qu'un entraîneur peut rajouter à une joueuse du niveau de Serena Williams comme entraîneur Alors il y a beaucoup de choses à dire. La première chose à dire, c'est que au moment où j'ai démarré avec elle, elle était dans une situation un petit peu difficile. Ça faisait deux ans qu'elle n'avait pas gagné un tournoi du Grand Chelem et elle était cinquième mondiale. Allora, intanto la cosa più importante da dire è che nel momento in cui noi ci siamo conosciuti e ho iniziato a parlare con Serena, si trovava in un momento molto difficile della sua carriera, erano cinque anni che non vinceva qualcosa di molto importante e quindi diciamo che era in un momento non dei suoi migliori, ecco, eh, in un momento di calo. Quindi lei ha fatto appello a appel me per rilanciare la sua carriera, mi ha detto che voleva vincere ancora un torneo de Grand Chelem. C'était son suo obiettivo a moment-là. Et euh, il a fallu que j'imagine une stratégie pour qu'elle puisse revenir à son meilleur niveau et pourquoi pas encore mieux que ce qu'elle avait fait jusque-là. Et ça a été mon objectif. Et depuis, euh, sur les quatre dernières années, elle a gagné huit tournois du Grand Chelem et elle est, elle est numéro un mondial maintenant depuis euh, trois ans et demi. Ok, alors, elle s'est rivolte à Patrick, proprio en quel moment chiedendo il suo aiuto per ritornare ad essere una grande tennista e a vincere tutti i tornei più importanti. Negli ultimi quattro anni che hanno lavorato insieme ha vinto otto titoli del grande slam ed è ritornata al numero uno del mondo e tutto questo era veramente molto difficile da pensare nel momento in cui quasi tutti pensavano che forse si sarebbe ritirata. Giusto allora, per aggiungere e per finire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que quel que soit le joueur et quel que soit son niveau, même le numéro un mondial, dans n'importe quel sport, peut encore progresser. Et c'est ça qui fait que, aussi elle reste au sommet, elle continue à vouloir toujours améliorer son jeu et on peut apporter encore beaucoup de choses. On progresse toute sa vie. Ok. Alors, qualsiasi joueur, même si è le numéro un du monde, a sempre un margine de progrès. Quindi... in Quel momento sia Serena che qualsiasi altro giocatore di quel livello ha sempre un margine eh, in cui ancora può crescere. E lui ha lavorato su questo. Oh, ci insegna questo: che si può sempre migliorare nella vita. Eh, L'ha scritto anche in questo libro: molto bello. Impara a vincere eh, in tutte le lingue, naturalmente anche in italiano, eh, con edizioni PM e noi, insomma, l'occasione era troppo ghiotta per non approfittare. ecco come ha conquistato la sua fiducia, visto che noi conosciamo anche Serena William e Venus, che hanno un papà presente, un clan forte. Come è riuscito? Perché nel libro Serena parla. Aveva fiducia in me come mio padre. Ecco, come è riuscito a conquistare la fiducia? Come? Cool, A fait à conquérir la confiance de Serena et aussi de Vénus, parce que, aussi, dans les livres qu'il a lu bien sûr, euh, on, elle parle beaucoup de son père. Donc, tu es arrivé un peu de dehors et c'était pas facile de rentrer dans ce clan et conquérir sa confiance, surtout. C'est vrai qu'autour de Serena, il y a un clan très très fort, un clan familial. Ça a été un projet familial depuis qu'elle est toute petite, elle comme sa sœur. Et j'ai eu la chance de récupérer une joueuse qui avait déjà un palmarès superbe, qui avait énormément de talent, qui avait beaucoup, beaucoup de coups du tennis euh, au plus haut niveau. Donc, j'ai récupéré une joueuse qui avait déjà tout ça. Je ne lui ai rien appris. C'est mm -hmm. son père qui lui a tout appris et je pense qu'il a fait un travail exceptionnel avec ses deux filles et il faut surtout pas lui enlever ça. Simplement, euh, je suis arrivé à un moment de sa carrière où elle avait besoin de relancer sa carrière et c'est elle qui est venue me chercher. J'ai réussi à acquérir sa confiance, je pense parce que euh, parce que c'est mon métier. Mon métier, c'est de faire en sorte que les joueurs euh, m'écoutent mm -hmm. et, et qu'ils aient confiance en moi. Okay. Je pense que c'est une question d'attitude tous mm -hmm. les jours. C'est une question d'autorité. Uh, c'è aussi parce que je suis capable de les écouter les ça parce que sinon je vais oublier. Pas de uh, allora, è, è sicuro che la famiglia Williams e Serena erano, sono sempre stati dall'inizio un clan molto chiuso. Certo, certo. Uh, loro hanno iniziato e hanno fatto tutto col padre, eh, col padre di Serena e Venus a cui lui non vuole assolutamente togliere nulla perché sa che ha fatto un enorme lavoro, che è riuscito a portarle al successo. Patrick è intervenuto quando in effetti lui ha avuto la fortuna di prendere una giocatrice che aveva già un palmares di vittorie molto molto importanti eh, lui è riuscito con il suo lavoro, con i suoi consigli a eh, diciamo così conquistare la sua fiducia facendo un grande lavoro su di lei parlando eccetera, ma sempre e comunque senza mai sminuire quello che è stato il lavoro de del padre che è stato molto importante per raggiungere questi risultati vogliamo sapere qualcosa anche di di Messier Patrick, eh, lui all'inizio del libro fa delle dediche e dice, senza gli altri io non sarei stato quello che sono stato. E indica i genitori, uh -huh. i figli, coloro che credono in me, anche chi mi è contro e chi invece mi è caro con l'amore. Ecco, chi però è stato più importante veramente? Se dovesse sceglierne una di queste categorie, chi sceglierebbe? Au début du temps libre, tu remercies beaucoup de monde pour être ce que tu es aujourd'hui, euh, beaucoup de monde qui t'a aidé à devenir le Patrick Moratoglou d'aujourd'hui. Tu as parlé de tes parents, tu as parlé de tes, tes enfants et de beaucoup des autres personnes qui sont autour de toi. Mais si vraiment dans toutes ces catégories, et tu as aussi remercié pardon, ceux qui étaient contre toi, parce que ça aussi c'est important, mais si dans toutes ces catégories, tu devais choisir... Une catégorie, la personne qui t'a vraiment le plus aidé, qui serait C'est difficile de choisir une personne. Je pense qu'il y a une chose qui est essentielle, qui est la manière dont on se construit. On se construit grâce à des gens qui croient en nous. Et je fais exprès de parler de ça parce que c'est pareil pour les joueurs. Les joueurs ont besoin, c'est essentiel, d'avoir autour d'eux des, des, des personnes qui sont convaincues qu'ils ont les moyens de réussir. Mm -hmm. Je pense que le fait qu'on soit supporté que des gens croient en nous, ça donne une force énorme et c'est indispensable. Et je, si je dois citer une personne, je ne vais pas citer une personne, je vais citer les personnes qui ont cru en moi, et il y en a eu très très peu, parce que quand j'ai débuté ce métier-là, je n'avais pas été un ancien joueur professionnel, je n'étais pas connu dans le milieu du tennis, et la grande majorité des gens m'ont dit que j'arriverais jamais à devenir un grand coach, parce que j'ai annoncé dès que j'ai démarré que si je faisais ce métier-là, c'était pour devenir un très grand coach et de gagner des, des tournois de Grand Chelem. e quasi nessuno ha creduto in me, quindi le poche persone che hanno creato in me a quel momento non lo dimenticherò mai. Allora, è, è difficile ringraziare una sola persona, o una sola categoria, perché la cosa più importante nella riuscita personale e professionale, e l'aiuto più importante te lo danno le persone che credono in te, anche per i tennisti professionisti, per tutti i tennisti e in effetti per tutte le, pro, le professioni, eh, la cosa più importante è la fiducia che le persone ti danno. Eh, quelle che credono in te. Nel suo caso all'inizio ci sono state pochissime persone che sì. hanno creduto in lui, perché quando lui ha deciso di fare il coach, ehm, lui sapeva già che voleva arrivare al top ed essere il coach numero uno, ma poche persone gli hanno, gli hanno creduto. Quindi queste pochissime persone che hanno creduto in lui e gli hanno dato la fiducia non le dimenticherà in tutta la sua vita. Ecco, stiamo parlando, ricordo i spettatori, di uno, cioè forse numero uno, uno dei più grandi coach a livello internazionale, che non ha avuto una vita facile, non è, non è cominciato già all'apice, se l'è costruita. Ecco, è vero come scrive nel libro che eh, da piccolo veniva un po' vessato, era incapace di reagire, era un po' anche per questo prima chiuso e poi diventato un ribelle? Et dans ton livre, on, on comprend que la vie, ce n'était pas toujours facile du début et que tu as dû, dû travailler beaucoup et faire beaucoup avant d'arriver au résultat que tu as aujourd'hui. Euh, c'est vrai que quand tu étais petit, tu étais un peu, disons, à côté, tu n'étais pas quelqu'un euh, très, très respecté, très euh, reconnu par les gens autour de toi. Est-ce que ça, c'est vrai Et comment tu as fait à sortir de ça D'ailleurs, c'est un des sujets du livre. Uno dei soggetti del libro è proprio quello che ha chiesto lei. L'un dei soggetti del libro è come fait per arrivare à atteindre questi obiettivi e a menare la vita qu'on a envie di menare, même se au départ on a beaucoup, beaucoup difficoltà per farlo e che ça impossibile. Ok, questo è importante. Uno proprio dei so degli argomenti principali del libro, per Patrick, è quello di far capire. Come è possibile arrivare a raggiungere i propri obiettivi partendo da una posizione completamente, diciamo così, inadatta difficoltà, al risultato che può essere di, di difficoltà? difficoltà. E c'è una vera lezione di vita perché le persone che mi hanno conosciuto quando j'étais jeune auraient jamais, jamais pensato che je, je pourrais devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Ecco, ne approfitto per dire: è meglio che traduce dopo poche frasi, che esatto, aspettiamo sì, tutto sì, quanto. Così è è più immediato. È meglio per che perché è per troppo lungo. Eh, allora, una cosa importante è una lezione di vita di questo libro proprio di far capire come sia possibile, nonostante si parta da una posizione molto negativa, ad arrivare eh, al risultato. Perché quando lui era giovane, nessuno ha creduto che avrebbe potuto raggiungere eh, delle mete così importanti. E questo il chemin che ho fatto io, personalmente. Il mio metodo oggi è di permettere. À des joueurs d'exploiter 100% de leur potentiel. Quand j'étais jeune, j'avais du potentiel, mais ça ne se voyait pas. Mon métier aujourd'hui, c'est de prendre les joueurs là où ils sont et de les amener au maximum de ce qu'ils peuvent obtenir de d'eux. Et quello qui est important pour lui et quello que lui cherche à faire aujourd'hui est proprio d'aider des tennistes, des jeunes à raggiungere a exprimer toutes les leurs potentialités. Che magari non si, non si vedono subito, dare una possibilità, dare una possibilità di giovani. arrivare al loro massimo che è sempre la cosa che lui anela diciamo. Allora, eh, sempre nel libro c'è scritto la sua storia, suo nonno che è partito dalla Grecia, quindi vorrei sapere, lui è di origini greche, cosa pensa oggi, lui vive in Francia tra l'altro, uh -huh. anche se si sposta naturalmente per seguire Qu'est-ce que tu de la question des immigrants et des réfugiés Si okay. tu peux donner une réflexion. Oui. oui. Eh, tu es parti, ta famille, ton grand-père, il est parti de Grèce et il est venu en France, j'imagine. Et donc, et tu vis en France, que c'est un pays très. Eh, avec beaucoup d'immigration, avec beaucoup d'étrangers. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, brièvement, de la situation d'immigration et des réfugiés qu'il a en Europe dans ce moment Question politique. Euh... Oui. Je pense non, que, bon, mais aussi humainement, pour lui qui a comunque ce type d'origine, il ne pas success... personne parce que tu as des origines, pas pareil, mais Comme disons... tant d'Italiens qui sont allés aux États-Unis <laughs> dans les années 50 et comme ça. Dans mon métier, j'ai la chance en plus d'être en contact avec des gens de tous les pays du monde tous les jours, puisqu'à l'Académie, on a des joueurs de, je crois, une quarantaine de pays différents. C'est une énorme richesse de rencontrer des gens de... con delle culture completamente de differenti, dei modi di pensiero differenti e ça nous costruisce. Mm -hmm. Allora, nella sua accademia, la sua accademia Moratoglu, eh, ha l'occasione di avere tante, tante persone che provengono da tutti i paesi e lui pensa che questa comunità di persone sia una cosa importantissima per costruire, diciamo così, il nostro futuro perché, comunque, tutti contribuiscono con le loro origini, con la loro cultura migliorare. Quindi anche attraverso la sport e la sua iniziativa. Nel frattempo ci è raggiunto Antonio Creti che è un collega Buonasera. giornalista Buonasera. esperto dei media a cui prego insomma di, 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 di fare attenzione a, a Padri e di rivolgere qualche domanda no, A me la cosa che interessava era proprio questa dell'accademia nel senso che vorrei capire qual è diciamo, il rapporto del, eh, che si stava con i bambini Dans le sens qu'il connaîtra sûrement les polémiques autour de l'Académie des bollettiers dans les unis La chose intéressante qu'il veut surtout parler avec toi, c'est ton académie. Et il voudrait parler surtout de, du rapport que vous avez avec les enfants qui commencent et qui viennent là pour jouer au tennis. Parce que je, il te demande si tu connais les polémiques qui sont euh, autour de l'Académie des bollettieri. cioè di bambini strappati, strappati mm. alle famiglie, costretti ad, diciamo, ad un anagonismo precoce. Okay. E quindi c'è la storia che ha raccontato Andrea Agassi nel suo libro Open, no? mm -hmm. in cui parla della, del, del dramma di un ragazzo strappato alla famiglia e costretto giorno e notte a imparare tennis. Ecco, vorrei sapere invece la, la sua accademia, come si comporta e cosa ne pensa di questa filosofia americana sul tennis. Dans le livre de Agassi Open, il parle beaucoup de son, euh, son période à l'Académie des Bollettieri. En fait, il parlait comme les enfants qui sont volés de la famille et mis sur les cours de tennis à jouer toute la journée, pas tout volontairement, disons. Et donc, il voulait savoir qu'est-ce que c'est euh, ta politique, disons, ta stratégie avec les jeunes qui viennent à l'Académie et comment tu vois. La, la situation de les faire jouer trop tôt pour leur, euh, pour leur âge. Alors déjà, à l'académie, on ne prend pas les enfants avant 11 ans. Ouais. Ils n'arrivent pas avant l'âge de 11 ans. Déjà, ensuite, euh, moi j'aime beaucoup quand les parents sont présents. Quand on peut le faire, on le fait dans la majorité des cas. Mon métier, c'est... On voit de tout dans le tennis, mais quelque part, on en voit aussi dans la vie de tous les jours en dehors du tennis. Des parents qui ne se comportent pas bien avec des enfants ou qui les utilisent. C'est triste, mais ça fait partie malheureusement de la vie. Je peux pas, on peut pas régler tous les problèmes de tous les gens. Ce que j'essaye de faire, parce que c'est notre métier, quand les enfants se présentent à l'académie, c'est avec un projet professionnel. Donc, on, on donne aux enfants plusieurs opportunités. La première, c'est de devenir joueur professionnel. La deuxième, c'est d'intégrer les meilleures universités américaines avec des bourses d'études. Et déjà, ça donne, ça donne plusieurs opportunités différentes et une opportunité pour tout le monde. Allora, innanzitutto nella sua accademia i ragazzi sono accettati solo a partire da 11 anni, quindi non ci sono… Invece bollettieri da 6 anni, questa esatto. è una differenza Invece fondamentale. Quasi doppio, quasi doppio, esatto. questo è fondamentale. E, e lui vuole che ci sia anche un rapporto con i genitori, cioè conoscerli, che loro sappiano tutto quello che avviene nell'accademia e che ci sia un mutuo scambio sulla decisione del futuro degli alunni che vanno alla sua accademia. Ovviamente non si, nel mondo c'è di tutto, quindi purtroppo ci sono nello sport anche tanti giocatori che forzano i figli in modo estremo per fargli aggiungere i risultati e loro non possono arrivare così dentro eh, nella situazione di una famiglia per cui eh, ci saranno sicuramente anche dei genitori. Eh, ma po'... qual è la sua opinione, per esempio, se... rispetto a questo? Cioè è giusto iniziare a sei anni? È giusto un agonismo? Cosy pregoche d'estremizzado qui tolle l'adolescence, qui l'infanzia à un athlète. Je voudrais savoir, pardon, savoir exactement ton opinion tu sur sais ce que sont les enfants trop jeunes. Si c'est trop jeune à commencer à 6 ans, et, ou, ou c'est bien de les prendre à cet âge-là, qu'est-ce que tu penses de ça bon, Déjà, euh, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que faire du sport tous les jours, c'est quelque chose de fabuleux. On voit, on voit bien sûr, on est choqué par des cas euh, come celui peut-être d'Agassi quoique je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il... Enfin, il peut vivre la, une vie fantastique grazie au tennis aussi, donc c'est pas que négatif même s'il si l'a mal vécu en étant gêné Allora già fare lo sport tutti i giorni comunque è una cosa positiva per i ragazzi perché porta, li porta a stare in un ambiente che gli fa solo bene lo sport poi non è tanto sicuro che eh, tutto sia stato negativo per Agassi perché se lui oggi est où il peut faire la vie qu'il fait, et le personnage qui est, il doit aussi au tennis. Il doit surtout au tennis. Donc, ce n'est pas tout aussi tragique comme lui le dit dans le livre. Et puis ensuite, juste pour finir, à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans, à l'âge de l'adolescence, bien sûr que les enfants, ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de faire des bêtises aussi, ils en font beaucoup. Je suis bien placé pour le savoir. Dans le livre, je raconte toutes les bêtises que j'ai faites. Quand j'ai arrêté le tennis, d'ailleurs. Et je trouve, moi, personnellement, pour mes enfants... J'aurais envie que, plutôt que de traîner, d'aller au café, d'aller boire le soir ou faire d'autres bêtises, de faire des études et du sport. Je trouve que c'est une formation fantastique. Le sport, ça, ça apporte beaucoup de valeur. Ça, leur, ça les occupe aussi, et leur énergie est occupée à quelque chose de constructif plutôt qu'à quelque chose de destructif, parce que l'adolescence, c'est un moment où les enfants ont tendance à se détruire beaucoup. C'è vero che sono esperienze, ma io trovo che c'è molto più di positivo che di negativo nel fatto di fare du sport tutti i giorni. Allora è naturale che i ragazzi dagli 11 anni in avanti sono in un'età dell'adolescenza in cui è normale fare delle stupidaggini, fare anche delle cose che non vanno bene, ma quello fa parte dell'età dell'adolescenza. Se lui dovesse pensare anche eh, ai suoi figli, ad esempio preferisce certo che facciano dello sport e che occupino il loro tempo così piuttosto che andare nei bar o fare delle attività meno creative. E al, in fin dei conti lo sport è un'attività che fa bene a tutti, li toglie da altre cose eh, che possono diventare più gravi e quindi lui pensa che comunque lo sport è sicuramente una, un settore molto molto positivo per i giovani. Allora l'ultima è come sta Serena? quanti tornei vincerà quest'anno <ride> la question, domanda sarà più difficile come va Serena e quanti tornei ti pensi il più parliamo della numero uno al mondo eh, lo dico io oh. mi a che questa questione arrivasse ah, aspettavo <ride> che arrivasse questa domanda <ride> alla fine oh, dolci in fundo ah, in italiano non di dolci in fundo sei <ride> le alla fine la sorriso la sorriso esatto ok ok um, Elle a fait un début de saison qui n'est pas du tout au même niveau que ce qu'elle a fait ces dernières années. a la saison in un absolument non conforme à quelle era la sua Donc c'est une période un petit peu difficile. C est, c est, il, faut, il faut dire les choses comme elles sont. C'est une période difficile, il faut dire la vérité. Je pense que pour elle, c'est très important qu'elle qu regagne des matchs parce que son niveau de jeu général est très bon. Je pense qu'elle est prête physiquement elle est prête tennistiquement. Simplemente, elle manca di victoire e di punti de repère per jouer son meilleur niveau. Eh, in questo momento, per lei, è molto importante fare dei risultati perché fisicamente è molto in forma, sta giocando bene, ma quello che gli manca sono le vittorie, i punti per arrivare ad essere al suo livello della fine della scorsa stagione. C'est quelque chose qu'on a déjà vécu avec elle. Quando abbiamo commesso ensemble en 2012, après sa défaite au premier tour de Roland Garros, elle était dans, la, dans une situation même bien pire che maintenant. Et... On a réussi à reconstruire, notamment en gagnant des matchs, et notamment Wimbledon. Après, comme elle était vraiment très bien entraînée, ça a déclenché énormément de victoires consécutives, l'US Open, les Jeux Olympiques, le Masters. Donc ça peut repartir très vite avec elle. Elle a un niveau de jeu qui est, qui est très très élevé. Allora, questa è una situazione che loro hanno già vissuto eh, nel 2012, quando lei ha perso al primo turno di Roland Garros. È stato un momento molto difficile in cui non aveva ovviamente perso la fiducia. Loro hanno lavorato molto insieme, hanno lavorato sul gioco, sulla, anche ovviamente sulla personalità e, e sulla fiducia in se stessi e. Appena dopo questo periodo lei ha vinto, molti, ha vinto Wimbledon, ha vinto tantissimi tornei e anche del Grande Slam. E quindi, questa al momento è una situazione che lui già conosce, che ha già vissuto e che, sul quale stanno lavorando in questo momento. E quindi, come dice il libro, visto che ha imparato a vincere, continuerà a farlo. Io ringrazio, thank you very much, ringrazio veramente Prego. Patrick, ecco vedi che insomma qualcosa sa anche d'italiano, grazie veramente perché è una grande presenza internazionale, grazie a Cristina Cimino e grazie a al colleghe Antonio Creti, avremmo voluto stare un po' di più ma insomma lo faremo anche un'altra volta, con lo sport ci vediamo sabato alle 19, grazie, grazie, merci. Grazie. Mille. grazie.